A partire da un paio di anni a questa parte, il mondo della tecnologia ha dato spazio a una nuova categoria di prodotti. Si tratta dei wearable, strettamente personali e personalizzabili, tra cui però ancora non abbiamo avuto un prodotto in grado di far breccia nel cuore degli utenti. Fino allo scorso mese di settembre, il mercato degli smartwatch era popolato per lo più da soluzioni dotate del sistema operativo Android Wear. Tuttavia, vuoi per un design ancora troppo lontano dai classici orologi o per uno stato di diffidenza generale, la dimensione del successo di questi prodotti non è ancora minimamente paragonabile a quella, ad esempio, ottenuta dagli smartphone. Serviva quindi un cambio di rotta, che sembra essere arrivato proprio lo scorso settembre grazie ad Apple Watch. Non si tratta di una nostra deduzione, parlano i numeri che fino ad ora, per quanto riguarda i preordini, sono stati sopra ogni aspettativa. Abbiamo potuto provare il nuovo orologio intelligente di casa Apple e le nostre impressioni a caldo sono assolutamente positive. Vuoi per un design che non ricorda esattamente quello di un orologio o per una silhouette non proprio da top model, le forme di Apple Watch non ci hanno convinto e tuttora non possiamo considerarlo in cima alle nostre preferenze. Tutto questo considerando il solo fattore estetico, perché dal lato software Apple sa la sua e anche in questo caso l'ha dimostrato. C'è anche da dire che visto dal vivo e indossato, il nostro giudizio, forse estremamente severo, sia abbastanza addolcito. La sensazione è quella di avere al polso comunque un prodotto ben realizzato e dotato di materiali sicuramente molto importanti. Ma veniamo a quello che è sempre stato il punto di forza dell'azienda di Cupertino, ovvero il software. Il sistema operativo di questo Apple Watch, lo diciamo subito, ci ha piacevolmente sorpreso. Escludiamo la componente grafica, su cui sicuramente c'è da lavorare, bastano veramente pochi minuti però per familiarizzare con l'interfaccia. Per sbloccare Apple Watch e passare dalla watch face selezionata alla schermata home, ovvero quella contenente le applicazioni, è sufficiente una singola pressione della Digital Crown. A questo punto, per aprire le applicazioni, possiamo scegliere tra due modalità. La prima è quella di centrare l'app nello schermo e zoomarla fino a quando l'icona non si trasforma nell'applicazione stessa. La seconda, invece, è molto più semplice e consiste semplicemente nel toccare l'icona dell'applicazione. Per bloccare il watch è invece sufficiente coprirlo con il palmo della mano. L'uscita dalle applicazioni ha affidato nuovamente la Digital Crown, fondamentale per praticamente ogni operazione. Con la singola pressione è infatti possibile ritornare ancora una volta alla schermata home. All'interno delle varie app, inoltre, la ghiera serve per scorrere i menu e per selezionare le varie voci. Le operazioni appena descritte possono essere effettuate anche utilizzando la semplice funzione touch del display, ma abbiamo trovato particolarmente ergonomico l'utilizzo della corona. La stessa ci permette infatti di mantenere sempre la visuale completa del display e di non intaccare lo stesso con ditate antiestetiche. Apple Watch è anche dotato di una sorta di multitasking, con una doppia pressione rapida del tasto a ghiera è infatti possibile accedere rapidamente all'ultima app aperta o tornare alla Watch Faces preimpostata. Watch Faces che si possono alternare a piacimento semplicemente effettuando una pressione prolungata sullo schermo e selezionando quindi quella a noi più congeniale. Due sono quelli che potremmo chiamare sistemi di notifica. Effettuando uno swipe dall'alto verso il basso è possibile aprire quello che anche nel nostro iPhone è la normale tendina delle notifiche. Effettuando invece uno swipe dal basso verso l'alto è possibile aprire quelle che vengono chiamate Glances. Parliamo ad esempio del meteo, dell'applicazione legata alla nostra attività fisica o ad esempio al navigatore. Ma veniamo all'utilizzo del secondo pulsante fisico, quello posto al di sotto della ghiera. La pressione singola su questo pulsante porta a una schermata in cui troviamo una serie di piccole icone disposte circolarmente, all'interno delle quali abbiamo le iniziali di alcuni dei nostri contatti preferiti. Selezionandoli tramite la ghiera è possibile ingrandire le icone che mostreranno le foto dei contatti e scegliere se chiamarli, inviare un messaggio oppure delle notifiche rapide. Le notifiche rapide sono paragonabili ai vecchi trilli che utilizzavamo con MSN per attirare l'attenzione dei nostri amici o semplicemente per dire loro ti sto pensando. Attraverso queste notifiche rapide è possibile attirare l'attenzione dei nostri amici, inviare loro piccoli disegni, tocchi trasmessi sotto forma di vibrazione o i battiti cardiaci che busseranno sul polso del contatto ricevente. La cosa che più sorprende di questo Apple Watch paragonato alle soluzioni Android è da cercare nel quantitativo e nella qualità delle app già a nostra disposizione a poco tempo dal lancio ufficiale. Tra queste troviamo ovviamente quelle preinstallate da Apple, ma possiamo sceglierne diverse altre da installare tramite l'apposita applicazione per iPhone. E se durante l'utilizzo ricevo una chiamata? Assolutamente nessun problema. Apple Watch è infatti dotato di microfono e altoparlante da cui rispondere alle chiamate in viva voce, esattamente come fareste con lo smartphone.
gli aspetti negativi ci sono e non sono poi così nascosti. Pur essendo già abbastanza ottimizzato, non abbiamo potuto fare a meno di notare delle incertezze nell'utilizzo e più di una volta, stressato a dovere, il nostro Watch ha faticato a soddisfare le nostre richieste. Ricordiamo comunque che si tratta della prima versione sia per quanto riguarda l'hardware che il software e siamo quindi certi che si tratti di situazioni riparabili e che andranno scomparendo col passare del tempo. L'utilizzo di Watch è poi strettamente legato all'applicazione attraverso cui è possibile configurarlo e che troviamo ovviamente installata sul nostro iPhone. Il cervello dello smartwatch rimane quindi sempre e comunque il nostro smartphone. Detto questo, siamo sempre più convinti che la vera svolta, nonostante l'ottimo tentativo effettuato da Apple, avverrà quando il nostro smartwatch sarà in grado di funzionare da solo. La vera novità sarà infatti poter dimenticare a casa il nostro smartphone e nonostante ciò riuscire a effettuare tutte le operazioni che normalmente effettuiamo con il telefono. Secondo aspetto negativo è sicuramente il prezzo. Siamo purtroppo ad un livello decisamente più elevato rispetto alla concorrenza e se da un lato il dispositivo ci ha stupito, dall'altro non possiamo negare che 349€ per la versione base sono un quantitativo di denaro che non tutti sono disposti a pagare. Dobbiamo poi pensare che non è affatto detto che chi è disposto a pagare certe cifre per acquistare un iPhone sia altrettanto propenso a spendere cifre così elevate per un orologio. La maggior parte degli iPhone in circolazione è del resto stata acquistata con un finanziamento o tramite operatori, opzione non disponibile per l'acquisto dell'orologio. Il successo di questo Watch, nonostante la buona base di partenza, è quindi ancora tutto da verificare.